Politica su Babbo Leo News, approfondendo i temi dell'opposizione in regione e le manovre per le prossime elezioni regionali in casa del Movimento 5 Stelle. La nostra ospite oggi è Alice Salvatore, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria. Ben trovata. Grazie, ben trovati. Vorrei partire con lei dalle infrastrutture, in particolare dalla Gronda. Ora che è arrivato dalla Camera l'ok a procedere con l'opera secondo soluzioni condivise, come vi muoverete? Sulla carta l'unico progetto pronto a partire con i cantieri e quello di autostrade. Voi avete presentato il progetto Gronda dei Genovesi. La soluzione condivisa tra questi due progetti come si trova? Si trova perché una parte della Gronda dei Genovesi rimarrebbe il vecchio tracciato della Gronda dei Benetton, diciamo, soltanto per la parte del raddoppio della A7, cioè il collegamento tra Genova e Milano. Mentre il raddoppio della A10, quindi la parte a ponente, quella che implica gli scavi faraonici in roccia piena di amianto, verrebbe superata da due varianti che sono comunque complementari, diciamo che sono necessarie a prescindere anche da quelli che possono essere degli aggiustamenti del percorso autostradale, perché riguardano nello specifico il nostro transito, il nostro traffico urbano, che verrebbe così assolutamente liberato e reso molto più fluido, perché sappiamo bene che noi il ponte Morandi lo utilizzavamo anche come tangenziale interna alla città, non solo come autostrada. E si tratta di collegare l'area di Genova Campi, dove c'è l'IKEA, al casello di Genova Aeroporto, e di prolungare la strada a mare, la Guido Rossa, fino a Multedo. Questo consente di togliere i camion dal traffico urbano. Saprà benissimo che in questo ultimo periodo anche il Partito Democratico, ad esempio, che è sempre stato favorevole alla Gronda progetto di autostrade, sta iniziando a ragionare con voi per questo nuovo progetto che potrebbe essere migliorativo, quantomeno in termini di costi e di tempistiche. Il problema che tanti si pongono oggi è quella delle tempistiche, ovvero ripartiamo tutto da zero se un progetto del 2002, quello di autostrade, è arrivato alla cantierizzazione possibile nel 2020, se iniziamo nel 2020, quando sarà pronto? E allora qui le chiedo, quanto potrebbe giocare un ruolo fondamentale spacchettare il progetto, quindi in lotti, partire subito, visto che ci sono tutti i documenti con raddoppio della 7 e in itinere poi gli altri lotti? Questa è un'ottima soluzione, sicuramente è da prendere in considerazione e cercare di percorrerla. Non dimentichiamo che noi adesso abbiamo un nuovo strumento normativo, che è lo sblocca cantieri, che prevede la possibilità, come è stato fatto in tante opere che erano ferme da decenni in giro per l'Italia, di sbloccare la situazione attraverso anche l'istituzione di un commissario, che quindi avrebbe tempistiche molto più rapide rispetto a quelli che sono i tempi a cui siamo abituati. Questa potrebbe essere una soluzione vincente che ci consentirebbe di iniziare subito con i lavori dalla parte di progetto esistente, di arrivare per tempo a progettare le due varianti. E sicuramente tutto questo può avvenire in tempi molto più brevi, più ristretti, rispetto invece alle tempistiche previste da chi ha progettato la Gronda dei Benetton, che sono di almeno 10 anni. In questo caso si arriverebbe ad avere un risparmio di almeno 2 o 3 anni, poi un risparmio economico, come giustamente ha già detto. Da 5 miliardi a 3,6 più o meno le cifre che erano uscite. E inoltre il dato, però forse quello più, ancora più importante di questi, è che attraverso uno studio comparato dei diversi scenari che è stato fatto con l'analisi costi-beneficio dai tecnici del MIT e poi anche da tanti altri studi di ingegneria che portano lo stesso risultato, le varianti che noi auspichiamo, che non sono impattanti sulla salute eccetera, sono anche più vantaggiose, nel senso che hanno maggiore efficacia nel ridurre il traffico. E quindi io dico, ma cosa stiamo aspettando? Procediamo. Vedo che c'è un interesse da tutte le forze politiche capaci di sedersi a un tavolo, di ragionare nel merito e che hanno a cuore il territorio. I cittadini del ponente genovese sicuramente possono tirare un sospiro di sollievo, perché francamente l'opera della Gronda di Ponente, la Gronda dei Benetton, andrebbe a creare devastazione ambientale, paesaggistica, andrebbe a creare questo
l'ha ridotto, che è una specie di tubo lunghissimo che percorrerebbe la Valpolcevera, all'interno del quale verrebbero conferite queste quantità di amianto poi da smaltire. Insomma, quello è un progetto davvero difficile e ormai vecchio, ha 30 anni quel progetto. C'è bisogno di modernità, c'è bisogno di aggiornare, e le soluzioni migliori e più efficaci esistono. Situazione sempre di infrastrutture parliamo, però in termini di sicurezza a Genova ormai abbiamo un occhio in più, penso che in altre parti d'Italia, alla situazione della sicurezza, soprattutto dei viadotti, e quindi ci sono dei cittadini che hanno paura, sono i cittadini della Val Bisagno, della zona delle Gavette, che abitano, hanno le attività nei pressi del viadotto Bisagno, quindi parliamo dell'autostrada A12. Ci sono stati dei crolli, pezzi di calcinacci, di tubature che sono crollate da quest'estate fino a poche settimane fa. Autostrada ha detto che dal punto di vista della sicurezza non c'è da temere nulla, è tutto sotto controllo, e voi invece come Movimento 5 Stelle avete annunciato atti in procura anche per andare a esaminare la reale situazione della sicurezza su questi viadotti. Come stanno procedendo questi accertamenti che avete richiesto? Le dichiarazioni di società Autostrade per quanto riguarda la sicurezza dei viadotti ormai, per quanto mi riguarda, non hanno più nessuna credibilità. Noi abbiamo parlato con i cittadini stanno vivendo una situazione giustamente di preoccupazione, di paura, perché nonostante le rassicurazioni crollano, continuano a crollare dei pezzi, che siano bulloni, ma bulloni grossi che pesano mezzo chilo e che cadono da un'altezza di 40-50 metri sulle case. C'è anche una scuola sotto il viadotto Bisagno, e poi recentissimo è caduto anche un pezzo di pluviale, un pezzo di grondaia, e noi abbiamo depositato l'esposto che avevamo annunciato. All'interno del nostro esposto alla procura noi rilanciamo anche una proposta, una richiesta di risoluzione di questi problemi, perché appunto la credibilità di società Autostrade è a zero in questo momento. Noi chiediamo che ci sia una task force esterna di controlli tecnici sulla sicurezza dei nostri viadotti, per garantire che veramente i cittadini possano vivere serenamente senza aver paura, non solo che crollino addirittura dei pezzi di strutture dei viadotti, ma nemmeno delle parti oppure degli elementi che cadono magari dai veicoli che transitano al di sopra del viadotto, perché non ci sono reti di protezione, perché non ci sono misure di sicurezza opportune. Quindi noi riteniamo che a questo punto debba avere la parola una task force esterna di ingegneri, di tecnici, anche perché francamente il discorso del controllore che coincide col controllato, come è stato per tutti questi anni nel caso di Autostrade, di società Autostrade, Ospea, non funziona. E questa anche è la strada che sembra aver intrapreso la procura per bocca del procuratore capo Cozzi, che ha preferito affidare alcuni rilievi a tecnici di fiducia esterni. Su Babboleo News siamo in compagnia di Alice Salvatore, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria. Abbiamo affrontato il tema delle infrastrutture, ora arriviamo agli aspetti politici, perché da quando è stata data vita al governo giallorosso si è subito iniziato a parlare bene i risvolti che potrebbe avere sulle regioni. La prima sfida, con un accordo simile a quello governativo, sarà a fine mese in Umbria, e poi la prossima primavera, quando verrà convocata, ci sarà anche l'appuntamento elettorale per le regionali in Liguria. Ponendo di aspettare come andrà in Umbria, quindi di iniziare i discorsi da novembre in poi, quali condizioni metterete sul piatto per costruire una piattaforma programmatica con Partito Democratico e tutti gli altri partiti che potrebbero partecipare? Per noi come Movimento 5 Stelle al primo punto ci sono sempre i temi, e questo è sempre stato il nostro mantra. Noi siamo disponibili a trovare una convergenza politica sui temi, quindi quello che va proposto sono le soluzioni per i cittadini. Al primo posto io metto il tema occupazionale, il lavoro in Liguria, perché è una regione depressa e perché i ragazzi, i giovani, le nostre generazioni scappano, vanno altrove per cercarsi un futuro sicuro, un futuro migliore. Questo deve cambiare. La regione ha un grande potente strumento, che è quello dei corsi di formazione professionali, che a mio dire non sono stati assolutamente valorizzati in questi anni. Ci sono state aperture di un numero di corsi, ma
su profili troppo di dettaglio e assolutamente che non coprono il raggio, un ampio raggio di quelle che sono le professioni anche del momento, che possono realmente dare uno sbocco poi lavorativo. E sicuramente deve esistere un metodo di controllo che vada al di là della premialità di chi fa il corso. Cioè, noi non siamo un ufficio di collocamento per chi fa formazione. Noi come regione, l'istituto regione deve riuscire a dare risposte ai cittadini che cercano il lavoro. Quindi la premialità va semmai ricalibrata su quelli che sono i risultati, cioè su quante persone effettivamente dopo aver frequentato questi corsi riescono a trovare un lavoro stabile. E sicuramente in questo senso c'è moltissimo da fare. Quindi il primo tema è il lavoro. Secondo tema è quello della sicurezza, della viabilità, ne abbiamo parlato anche adesso, delle strutture. Ci sono in queste settimane queste situazioni incresciose anche di calcinacci e di cornicioni che crollano in strutture ospedaliere, come è successo al Celesia, come è successo a Recco. Anche nelle scuole, giustissimo. Il cemento ha una sua durata, ha una sua vita. Noi a Genova e in Liguria abbiamo imparato questi che sono rudimenti di ingegneria e di architettura con l'immane tragedia del Ponte Morandi. Quindi francamente io credo che sia fondamentale poter dare una pianificazione, conoscere i dati e poi intervenire con manutenzione. Anche qui la manutenzione crea lavoro, di nuovo è anche un'occasione occupazionale oltre che un sistema per dare sicurezza. E poi c'è il grandissimo tema regionale che è rimasto assolutamente insoluto dalla giunta Totti, se non addirittura in realtà peggiorato, che è quello della sanità. La sanità, per riuscire ad aumentare di qualità, il segreto anche qua sono le persone, le figure professionali. Quindi riuscire a dare una gratificazione in termini economici agli operatori sanitari, ai medici, in modo tale che gli stipendi dei nostri medici liguri siano competitivi rispetto a quelli di fuori Liguria e ci sia un'inversione di tendenza, i professionisti, i medici tornino ad operare nei pronti soccorso, negli ospedali della Liguria, erogando quindi un servizio di qualità che darà sicurezza e salute per la cittadinanza. Questi diciamo che sono i tre temi più importanti. Ovviamente quello della sicurezza si unisce al tema anche della sicurezza dal punto di vista del dissesto idrogeologico, anche lì ci sono tanti lavori da fare e occupazione da creare e risposte sulla sicurezza. Quindi io direi che questi sono i temi su cui bisogna ragionare. Trovata la quadra sui tre temi, il nome viene prima o viene dopo? E poi che tipo di nome? Come io ho sempre detto, le persone in questo caso... Come vale per la sanità, immagino che valga anche la professionalità, il tipo certamente, di personalità. Ma stiamo parlando di nomi addirittura di giunta, di assessori, in questo senso? E candidato presidente, anche che dovrebbe riunire tutte le anime che possono partecipare insieme al Movimento 5 Stelle. Noi in questo momento abbiamo dato vita a quello che è un esperimento politico per il Movimento 5 Stelle. C'è in atto una cosa ancora, diciamo, quasi più evoluta in Umbria. Ogni regione sicuramente ha una sua storia, una sua situazione completamente diversa. Qui in Liguria lo scenario è diverso rispetto all'Umbria, ma la grande apertura che stiamo facendo è quella verso le liste civiche. Sicuramente noi a breve faremo proprio un appello, ci rivolgeremo quindi alla società civile per trovare figure di competenza, figure professionali che vogliano dare un contributo anche solo in termini di programma e anche però a partecipare a quella che sarà la imminente avventura elettorale in Regione Liguria. Grazie per essere stata con noi, ad Alice Salvatore. Grazie a voi. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria?